Bentornati su Veggie Channel, eccoci qui in compagnia di due amici, Filippo Artini, enologo, e Marco Valentini, agronomo dell'azienda agricola Malerba, per parlarci dei vini alchemici. Benvenuti. Grazie, grazie. Nel nuovo numero di Terra Nuova abbiamo scoperto questo nuovo modo di fare il vino, di pensare il vino, di vivere il vino e tutto un mondo da scoprire. Andiamo oltre le pagine oggi e purtroppo la tecnologia non ci dà ancora il dono dell'assaggio, della degustazione. Però vi chiedo ragazzi, raccontateci quindi che cosa vuol dire sensorialmente gustare un vino alchemico, che cosa suscita in chi lo assaggia. Il vino alchemico è un vino che nasce da un'idea profondamente diversa rispetto alla produzione di vini normali, convenzionali. È un vino che viene prodotto facendo una trasformazione profondissima di uve che hanno un grado di purezza molto elevato. Questo lo si ottiene nel vigneto avendo una cura particolare, diciamo, i nostri vigneti sono tenuti come il più possibile come se noi due non ci fossimo, quindi per cercare di ricreare un ambiente il meno artefatto possibile. E queste Malerba, la uve vostra azienda agricola, cosa significa? significa che le erbacce, le malerbe, sono una parte molto importante del raggiungimento di questa uva così pura. E quindi nei nostri vigneti sono presenti tantissime essenze, tantissime anche piante, oltre alle viti. Questo rende l'ambiente e le viti che prosperano in questo ambiente il più naturale possibile. E già questo è uno scenario completamente nuovo, no? Perché al massimo andiamo a chiedere, ma ci saranno pesticidi? Quanto naturale sarà l'uva? Qua abbiamo non solo un'uva naturale, ma un ambiente integro. Integro, completamente integro, sì, esatto. Dopodiché queste uve vengono trasformate ad un livello molto più profondo, con un'idea completamente diversa nella produzione del vino, che non è quella di portare in bottiglia un prodotto, ma bensì una sostanza, ottenibile con questo processo di trasformazione così lungo, che vuole piano piano andare a dissolvere la parte materiale dell'uva per portare nella bottiglia la parte più essenziale, diciamo, più pura di quello che otteniamo. E così anche il ricordo che ha l'uva di quello che è successo in quella determinata vendemmia, in quella determinata stagione, con me e Marco ovviamente presenti in tutte le fasi della produzione. E quindi ritroviamo proprio la sua storia, quindi il frutto, quello che ha vissuto, è una cosa completamente nuova. Penso che difficilmente quando noi andiamo a consumare un vino andiamo a ricercare la presenza proprio della vita che c'è dietro. L'idea che è dietro a questi vini è proprio un'idea opposta, mentre in una produzione normale tutti i passaggi della produzione sono dei passaggi conservativi dove si cerca di mantenere il più possibile quello che si è ottenuto dal passaggio precedente, e questo lo si fa con macchinari sempre più sofisticati e delicati o con biotecnologie sempre più, chiamiamole, invasive, con l'utilizzo di aiuti per conservare. Nel nostro caso invece noi vogliamo, tra virgolette, distruggere la parte materiale, e questo è un approccio completamente diverso, perché poi alla fine i nostri vini hanno una capacità di resistere al tempo e anche all'ossigeno, diciamo, molto superiore a un vino ottenuto anche con tutte le tecnologie possibili. E come si arriva, magari chiedo a Marco, a fare questa scelta, a dire io voglio creare il vino così? Lavoriamo nel mondo del vino da molto tempo, io e Filippo. Ci siamo resi conto come ci fosse una grande standardizzazione, sempre in termini molto generali, nella produzione del vino, quanto si utilizzano più o meno sempre gli stessi prodotti e le stesse tecniche, certo su uve diverse e territori diversi, ma tutte queste tecniche dell'enologia sicuramente tendono un po' a far convergere i sapori dei vari vini verso un punto che poi alla fine è il gusto più diffuso dei consumatori. Di conseguenza, se piace un vino fruttato, tutte le tecniche andranno a valorizzare la parte fruttata delle uve, tralasciando però quello che l'uva invece porta con sé. Per esempio, il Sangiovese ha delle note fruttate che poi si ritrovano anche nei nostri vini, però indubbiamente ha delle durezze, delle acidità, dei sapori, diciamo, che magari non possono piacere al 70% dei consumatori, però
e quindi normalmente vengono penalizzate durante il processo produttivo. Da questa consapevolezza abbiamo cercato il modo di ottenere dei vini che fossero unici da questo punto di vista e Quindi la grande quindi. differenza, Marco, scusami, sembra di capire con un vino normale che non abbiamo più il vino standardizzato, omologato, che va bene per tutti, con degli standard ben precisi, ma un vino irripetibile, in tutte le sue luci ed ombre. In particolare, il nostro processo produttivo valorizza l'uva in se stessa e non direziona mai il gusto che avrà infine il nostro vino, ma valorizza principalmente e solamente la materia prima. Per quello, come diceva Filippo, dobbiamo avere molta cura nella produzione dell'uva e portare in cantina delle uve ad alto grado di purezza. E quindi, ad esempio, ogni anno avrete una produzione diversa da un punto di vista di sapore, di gusto? Si possono notare concretamente delle differenze? Sì, indubbiamente i nostri vini rispecchiano perfettamente l'annata che hanno trascorso, rispettano le piogge, il sole, il vento che ha battuto sui grappoli. Non è possibile che uno dei nostri vini venga identico a quello dell'anno precedente. È proprio ciò che non vogliamo. Parlando con voi mi viene in mente un po' un vino che fa sognare, nel senso che come penso lo bevo e io mi permetto da persona che non è abituata a bere il vino, però mi dà l'idea di una bevanda che mi permetta di viaggiare con la fantasia nell'andare a ripensare, no? Chissà quel frutto, che percorso, che vita ha avuto, così lascia spazio alla fantasia. Noi diciamo sempre che i nostri vini possono essere degustati a vari livelli o assaporati a vari livelli. Questi vini hanno la grande capacità di toccare delle corde che vanno, diciamo, un po' più in profondità rispetto ai semplici sapori estetici, Alla esatto. semplice estetica. Ti riconnettono, se sei ben disposto nei loro confronti, alla vita che li ha generati, Ecco, al quindi come ricordo. approcciare alla degustazione di un vino alchemico? Vanno degustati con la mente libera, non andandovi a ricercare quello che di solito un consumatore va a ricercare in un vino, che è quello che conosce, no? Quindi conosce determinati canoni che un certo vino deve avere e il consumatore va a ricercare quelli. Se ce li trova è Benissimo. contento. A mente Questo. libera, quindi senza preconcetti, con grande flessibilità per accogliere ogni volta una nuova esperienza. È così, vero Marco? Se io avessi tutta una serie di calici di vino, magari normale e di vino alchemico, fossi bendata e cosa entrerebbe? Cosa succede? Dal mio punto di vista, otteniamo dei vini che non sono assolutamente banali, perché sono dei vini che vengono definiti complessi, diciamo, no? A livello di sommelierie. Quindi sono ricchi di sapori, hanno una vasta gamma di sapori, ma al tempo stesso sono anche molto facili da bere, scorrono molto bene in bocca. E questo è proprio dovuto alla semplicità estrema con cui affrontiamo la trasformazione dell'uva, senza andare ad intaccare assolutamente l'essenza dell'uva attraverso inquinanti chimici o filtrazioni o macchinari spinti, come diceva Filippo. Tutto questo rispetto della sostanza iniziale fa sì che siano dei vini molto semplici da assimilare dal corpo dell'essere umano. Beh, questa è una chicca molto importante. Possiamo assimilare tutte le meravigliose virtù, quindi dell'uva, gli antiossidanti, non penso certo ai bruciori di stomaco tipici di certi vini un po'. Rispecchiano molto, come diceva Marco, il modo con cui sono fatti. Quindi sono fatti con un grandissimo grado di libertà. Non li vogliamo portare da nessuna parte. Ovviamente vogliamo evitare che vadano dove non devono andare. Questo poi alla degustazione, diciamo, li rende vini che hanno un'ampiezza, non ne spicca mai un solo gusto. Immagino facilmente abbinabili poi con qualunque Questo pietanza. li rende vini più abbinabili a più cibi, perché hanno un ventaglio di sensazioni più ampio. A questo punto, ragazzi, qualche riferimento dove possiamo assaggiare, trovare i vostri vini? Noi siamo a Cavriglia, in provincia d'Arezzo, abbiamo 2 ettari e mezzo e siamo disponibilissimi ad effettuare delle visite guidate.
date in vigna e cantina, previo appuntamento e ovviamente con degustazione. Possiamo anche programmare di fare un pranzo insieme agli eventuali curiosi, dove proponiamo una serie di piatti Per tipici noi toscani. vegetali, per noi vegetali, ovviamente, per noi Ovviamente. di Veggie Channel. Uno dei nostri punti di forza è la ribollita, Ci che piace. è una minestra che penso conosciate bene, insomma, è una minestra di pane a base di cavolo nero tipica di questa zona. Da accompagnare con, allora, con che vino? Da accompagnare con uno dei nostri Sangiovesi tranquillamente. Noi abbiamo una versione di Sangiovese spumantizzata, metodo classico, e poi abbiamo due vini rossi fermi con i quali la ribollita sta benissimo. Abbiamo una piccola produzione di legumi, coltiviamo un fagiolo tipico della nostra zona che si chiama fagiolo zolfino e poi abbiamo un grande orto. E fate vendita. Per ora è ad uso delle nostre famiglie e degli ospiti che abbiamo avuto. Vi verremo a trovare. Se poi ci saranno sviluppi, ovviamente teneteci aggiornati. Io vi devo salutare, ragazzi. Grazie per averci trasportato in questo mondo così unico e sensoriale dei vini alchemici, e approfondiremo comunque anche i dettagli sulla creazione, ecco, di queste stupende bevande nel nuovo numero di Terra Nuova. E alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie mille, un saluto a Grazie, tutti. arrivederci.